La frana di Maratea, terminate le festività, riprendono i sopralluoghi. Domani a Castrocucco arriva la Protezione Civile Nazionale per definire il quadro preciso del movimento franoso del 30 novembre scorso, che ha portato alla chiusura della strada statale 18. Un'ispezione propedeutica alla richiesta dello stato di emergenza. La sanità sta diventando un lusso, sempre più numerosi lucani che scelgono di non curarsi a causa dei tempi di attesa troppo lunghi nelle strutture pubbliche e delle spese per pagare esami privati. A dirlo è l'ultimo report di Cittadinanza Attiva. Il Movimento 5 Stelle chiede un consiglio comunale aperto sulla sanità materana, sempre più i disservizi e i malumori sfociati in alcuni casi in aggressioni. Domani rientro in classe dopo le vacanze natalizie. A Matera la ripresa delle lezioni comincerà senza servizio mensa, che potrebbe ripartire il 16 gennaio. Un problema legato al passaggio di gestione dalla vecchia alla nuova società. Calcio di Serie C, il Picerno vince, rimonta a Foggia e sale al sesto posto in classifica. Il Potenza soffre ma strappa un buon pari a Viterbo contro il Monterosi. Oggi in campo la Serie D. Buona domenica e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. In primo piano nel nostro TG, lo sentivate dai titoli, c'è la frana di Maratea, terminate le festività, riprendono i sopralluoghi. Domani a Castrocucco arriva la Protezione Civile Nazionale per definire il quadro preciso del movimento franoso del 30 novembre scorso, che ha portato alla chiusura della strada statale 18, una ispezione importante. Propedeutica alla richiesta dello stato di emergenza. Sentiamo tutti i dettagli da Alessandro Panuccio. Trascorse le festività natalizie, senza voler recriminare su ciò che sarebbe potuto essere in termini di arrivi e presenze turistiche, è tempo di correre e rispettare il cronoprogramma definito prima di Natale dal tavolo emergenziale per Maratea. In merito al grave movimento franoso che a fine novembre ha inghiottito un pezzo della statale 18 a Castrocucco. L'intento resta quello di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e la nomina di un commissario per l'attuazione e la finalizzazione di tutte le risorse che si renderanno disponibili. Il primo step propedeutico a questo traguardo è il sopralluogo della Protezione Civile Nazionale, che domani metterà in campo i propri tecnici ed esperti per l'analisi dello stato dei luoghi. Il cronoprogramma prevede indagini con l'ausilio di speleologi e rocciatori per fornire il preciso quadro fessurativo e volumi in gioco ancora soggetti a mobilitazione, dopo la prima fase d'analisi che ha restituito l'immagine di un versante ancora in movimento. Fortunatamente da allora non si sono avuti altri significativi episodi meteorologici, ma qualche rovescio temporalesco potrebbe verificarsi in quella zona proprio nelle prossime ore. Sull'altro fronte, ANAS e Università Federico II di Napoli concluderanno la seconda fase esplorativa entro il 30 gennaio. Quindi fra una ventina di giorni dovremo avere un quadro più definito da portare al tavolo del 10 febbraio con un'ipotesi di intervento integrato in sito, mentre il progetto sarà reso esecutivo entro fine febbraio. Ma il tavolo tornerà a riunirsi già l'11 gennaio all'indomani della missione della Protezione Civile Nazionale per i nuovi aggiornamenti. Fissato anche un secondo incontro il 25 gennaio per la verifica dell'avanzamento delle indagini geologiche e geotecniche e i primi riscontri degli esperti rocciatori e l'8 febbraio per la proposta progettuale definitiva. Insomma, un calendario denso di appuntamenti chiave per poi procedere operativamente con la messa in sicurezza del costone, a monte del quale insistono anche i ruderi del castello. Una grande occasione di sviluppo attraverso l'energia sostenibile con la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse della nostra regione, la Basilicata, e insieme al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, alla Puglia all'Umbria, è stata scelta dal governo Draghi come capofila dei progetti bandiera per il PNR per quanto riguarda la Hydrogen Valley. La firma dell'accordo risale a giugno scorso a Palazzo Chigi, ora arriva il cronoprogramma
per attuare la diversificazione energetica. Martedì in regione si terrà il tavolo con i rappresentanti dei dipartimenti energia e sviluppo economico. Successivamente ci sarà un confronto con gli stakeholder lucani e infine la pubblicazione dei bandi già predisposti dai due dipartimenti. Dunque finalmente si parte. In Basilicata, lo ricordiamo, è prevista la realizzazione di una rete di infrastrutturazione con siti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno e metano liquido, oltre ad un centro di alta tecnologia nazionale per ricerca e trasferimento tecnologico. E sul progetto idrogeno, in merito al cronoprogramma annunciato dal presidente Bardi, critiche arrivano dalla UIL, ci sembra di capire, si legge in un comunicato stampa, che il tutto si risolva in un ennesimo tavolo, rinviando ancora il confronto con gli stakeholder lucani, tra i quali, si augura la UIL, ci siano anche i sindacati, sinora ignorati da ogni forma di dialogo, proprio come è accaduto in fase di predisposizione dei bandi. La sanità sta diventando un lusso, sempre più numerosi lucani che scelgono di non curarsi a causa dei tempi di attesa troppo lunghi nelle strutture pubbliche e delle spese per pagare esami privati. A dirlo è il report di Cittadinanza Attiva, ce ne parla Celestino Benedetto. Quasi 4 lucani su 10 hanno rinunciato a curarsi per le lunghe liste d'attesa o per problemi economici. È l'ultimo rapporto civico sulla salute di Cittadinanza Attiva a rilevare attese fino a 720 giorni per una mammografia, circa un anno per ecografie e TAC, 6 mesi per una risonanza, 100 giorni per una colonscopia. Si attende un anno anche per una visita dal diabetologo, 300 giorni per farsi visitare da un dermatologo, un reumatologo o un endocrinologo. Persino per l'oncologo, che si presuppone sottenda qualche urgenza, si aspettano anche più di 2 mesi. Un anno si può aspettare per un intervento chirurgico al cuore o per una frattura, 180 giorni per operare un tumore. Ma c'è un rapporto più recente, sempre ad opera di Cittadinanza Attiva, dedicato ai malati cronici, che integra il precedente e rivela una situazione ancora più grave. Uno degli aspetti che risulta essere più problematico riguarda, per circa il 60% di malati cronici, l'accesso alle prime visite specialistiche e agli esami diagnostici. Ed è proprio la necessità di fare esami e visite in tempi giusti a determinare costi privati per i cittadini. Per uscire da questa situazione, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha indicato 2 strade: alzare l'offerta del privato accreditato, dare un aumento ai medici che si mettono a disposizione per più ore di lavoro. Nel primo caso, in Basilicata, accade tutto il contrario, come riprova la lunghissima vertenza Regione Associazioni di Specialistica Ambulatoriale Convenzionata. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Matera ha depositato una richiesta di convocazione urgente per lo svolgimento di un consiglio comunale aperto per discutere dello stato della sanità pubblica nel Materano. Ogni giorno, denunciano i pentastellati, riceviamo segnalazioni da parte di cittadini esasperati dalla scarsa attenzione ricevuta nella richiesta di visite e cure mediche, con azioni a volte sfociate nell'aggressione verbale e fisica verso gli operatori amministrativi, medici e paramedici. Il Consiglio Comunale, concludono, è il luogo in cui siedono i rappresentanti dei cittadini che forte devono far sentire la voce del dissenso rispetto a scelte che ledono la dignità della nostra città. Domani il rientro in classe dopo le vacanze natalizie. A Matera la ripresa delle lezioni comincerà senza servizio mensa, che potrebbe ripartire il 16 gennaio. Un problema legato al passaggio di gestione dalla vecchia alla nuova società. Sentiamo i dettagli da Donato Carbonella. Si torna a scuola, ma non senza problemi. A Matera la ripresa delle lezioni scolastiche dopo la pausa natalizia sarà segnata dalla sospensione del servizio mensa, un disagio legato alle procedure del cambio di gestione, con l'affidamento del servizio alla società romana Vivenda S.p.A. che subentra all'uscente la Disa S.r.l. di Bari. Ad oggi vanno ancora perfezionate le trattative per il passaggio di consegna di personale e beni strumentali dal vecchio al nuovo gestore, e l'amministrazione sta sollecitando la massima riduzione dei tempi per non creare troppi disagi alle famiglie.
Il vuoto è stato creato dall'imprevedibile cambio di rotta dell'uscente Ladisa, la quale aveva dato disponibilità a coprire il servizio anche dopo l'aggiudicazione del bando per un tempo massimo di 6 mesi a decorrere dal 3 ottobre scorso, data dell'avvio della mensa scolastica, e fino al 5 aprile 2023. All'indomani dell'aggiudicazione alla Vivenda, la società Ladisa però ha inviato una PEC agli uffici comunali in cui rendeva noto di non poter più garantire la proroga tecnica fino alla data limite del 5 aprile 2023 ed anzi di dover immediatamente ritirare tutta la sua attrezzatura. Una doccia fredda per l'amministrazione comunale che ha chiesto subito al nuovo gestore di subentrare derogando dal tempo di legge che stabilisce un margine di 60 giorni. La buona volontà del nuovo gestore, che si è subito reso disponibile, non è bastata ad accelerare le procedure formali per il passaggio di consegna di strumenti e personale avviate il 5 gennaio scorso. In questo contesto è stato impossibile garantire il servizio in continuità dal 9 gennaio. Ora l'amministrazione confida nella più rapida definizione degli adempimenti per venire incontro alle famiglie e limitare al minimo i disagi, ma per la ripresa del servizio bisognerà attendere almeno tutta la prossima settimana. E siamo al calcio di Serie C, il Picerno fa il colpaccio e vince in rimonta allo Zaccheria contro il Foggia. Con questi 3 punti i melandrini salgono a quota 30 al 6° posto in classifica. Sentiamo Salvatore Colucci. Primo impegno del nuovo anno per il Picerno che inaugura il 2023 allo Zaccheria contro il Foggia con l'intento di voler cancellare il KO casalingo contro il Catanzaro prima della sosta natalizia. Solito 4-2-3-1 per Mister Longo che deve fare a meno di Esposito, Reginaldo e Pitarresi con Albadoro che va in panchina insieme a Ferrani e al neoacquisto Ceccarelli arrivato in settimana in prestito dall'Avellino. Si comincia con un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli, scomparso giovedì. Al 5° minuto Schenetti chiede un calcio di rigore dopo aver cercato un contatto con De Franco e De Sanzio. Per l'arbitro non c'è nulla. Un minuto più tardi i Satanelli passano. Garatoni scambia nello spazio con Peralta, Dettori in ritardo. L'esterno da posizione defilata bucca Crespi sul primo palo. Nulla da fare per i lucani. Alla mezz'ora il Picerno ci prova, da Guerra a Dettori che cerca l'imbucata per De Cristoforo, al quale non riesce la deviazione da pochi passi. 2 minuti più tardi ci riprovano ancora i lucani con il mancino di Kudà che però non inquadra lo specchio della porta. Esito differente al 39esimo quando dopo un recupero palla in pressione di De Sanzio su Schenetti, D'Angelo disegna una traiettoria liftata che supera imparabilmente Nobile per il gol dell'1-1. Nella ripresa De Sanzio pasticcia, ne approfitta Garattoni che spara a rete da buona posizione, solo brividi per Crespi. Al 58esimo si rivede il Picerno, da Dettore a De Cristoforo che fa partire un tiro cross velenoso sul quale Nobile dimostra di avere i riflessi pronti. Minuto 69, posta in becca Ogunseye che sorprende Garcia sullo scatto e con un lob delizioso supera Crespi in uscita per il gol del nuovo vantaggio dei Satanelli che costringe il Picerno ad inseguire di nuovo. Un giro d'orologio più tardi i lucani rischiano l'imbucata con Ogunseye che serve Jacoponi che tutto solo spreca malamente cestinando l'assist al bacio del compagno. Al 73esimo il Picerno torna in linea di galleggiamento, piazzato di Dettori sul quale Nobile ci mette una pezza, ma nulla può sul tapin di Guerra che da 2 passi mette dentro il gol del 2-2. All'86esimo ci prova ancora il Foggia con il destro da buona posizione di Jacoponi, ma ancora una volta la mira non è quella dei giorni migliori. 2 minuti più tardi Ceccarelli arpiona un pallone sulla tre quarti e lo recapita a Golfo che a tu per tu con Nobile non perdona, firmando il gol del sorpasso picernese allo Zaccheria. È il colpo del KO per il Foggia che ci prova fino al 94esimo ma senza lucidità. La formazione di Longo riparte alla grande in questo 2023, sbancando Foggia e portandosi al 6° posto della classifica. Domenica altro scontro diretto in casa contro il Giuliano.
Il Potenza senza quattro pedine importanti pareggia 0-0 in trasferta contro Monterosi, un punto guadagnato contro una diretta concorrente, il servizio di Luigi Santopietro. Prima partita del 2023, tante incognite alla ripresa dell'attività per il Potenza che si presenta a Viterbo per lo scontro diretto col Monterosi senza quattro pedine. Out gli squalificati Matino e Laribi, il lungo degente legittimo e l'influenzato Steffè. Gira su e non al meglio. Mister Raffaele schiede il consueto 3-5-2 e mette in campo il nuovo arrivo Azio Osmanovic. Potenza molto contratto e la gara stenta a decollare. Il Monterosi prova a sfruttare i calci piazzati. Costantino e Borri creano apprensione in area rosso-blu, ma l'arbitro ferma tutto. I lucani si fanno vivi al 26esimo con un giro palla orizzontale e il tentativo di Emausso dai 20 metri. Alto! Berenge e Sandri si incartano sulla pressione di Gasperi. Della Pietra controlla e scarica per Lipani. Il destro si stappa sul palo. Grande occasione per il Monterosi. I laziali fanno la partita. Parlati tenta l'imbucata per Lipani che non tocca il pallone ma costringe Gasparini a rifugiarsi in angolo. Forcing finale prima del riposo per i padroni di casa. Della Pietra entra in area, Berrengia si fa trovare pronto sul cross di Parlati, Costantino stacca indisturbato il pallone, si adagia sopra la traversa. Nella ripresa il Potenza si sistema un po' meglio, ma è sempre il Monterosi a provarci. Gianfi vince il corpo a corpo con Della Pietra. Ancora biancorossi predominanti, Parlati cerca sul lato opposto Lipani, Gasparini deve in corner per non correre rischi. Punizione insidiosa del solito Parlati, Gasparini respinge in sicurezza coi pugni. Raffaele prova il 4-3-3 buttando nella mischia di Grazia e del Sole. Ci prova il numero 10, primo tiro ribattuto, sul secondo va di testa, Alia c'è. La correzione di Caturano poi è in fuorigioco. All'89esimo Berrengia accompagna Costantino sul fondo. L'attaccante chiede un improbabile rigore, poi eccede nelle proteste. Per lui scatta prima il cartellino giallo, poi addirittura il rosso. Ma non c'è più tempo. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 il finale, risultato soddisfacente per un Potenza poco brillante che conserva il vantaggio di 3 punti su una diretta concorrente. Domenica altro scontro diretto al Viviani con la Gelbison. E passiamo al calcio a 5 di Serie B. Comincia male il nuovo anno per le lucane. Il Bernalda cade per 2-1 contro il Monopoli al Palacampagna. Inizia nel peggiore dei modi il 2023 per il Città di Potenza con un episodio che macchia la bellezza di questo sport. Al Palapergola contro la capolista San Michele la partita è terminata con una chiusura anticipata a 6 minuti e 40 dalla fine della prima frazione, quando gli ospiti erano in vantaggio per 2-1. Dopo il rosso all'Orpino, uno spettatore potentino ha tentato di aggredire uno dei due direttori di gara. L'episodio ha portato gli arbitri a decretare subito la fine della gara. Ora non rimane che attendere le decisioni da parte del giudice sportivo che, oltre alla vittoria a tavolino per il San Michele, potrebbe decretare punizioni esemplari per il sodalizio rosso-blu. Ed ora con Donato Valvano andiamo a vedere cosa c'è nell'agenda sportiva di oggi. Tanto calcio e pallavolo nel menù della domenica sportiva con la Serie D che torna in campo con la prima giornata di ritorno. Il Matera ospita al 21 settembre il Molfetta con l'11 di Mister Ciullo che proverà ad allungare ulteriormente la serie positiva di risultati con calcio d'inizio alle 14.30. Stesso orario per il match interno del Lavello che allo Russo di Venosa affronta il Forte Fasano, ma i gialloverdi hanno bisogno di punti per la salvezza. Alle 15 invece inizierà la sfida del Fanù tra il Brindisi ed il Francavilla con i sinnici che devono provare a risalire la china per portarsi fuori dalla zona play-out. In campo anche la Serie C di volley con la PM Potenza che alle 17 ospita il Terlizzi alla palestra Caizzo. Il programma sportivo del weekend si chiude domenica sera con il match del campionato di A2 maschile di volley che vedrà la Cave del Sole Lago Negro ospitare al Palasport di Villa d'Agri il Reggio Emilia. Prima battuta alle 18. E la partita di volley PM Potenza Terlizzi sarà trasmessa in diretta esclusiva sulle frequenze della Nuova TV oggi a partire dalle 17. Vi ricordo che potete seguirci anche tramite PC, cellulari o tablet in streaming sul nostro sito lanuova.net o tramite l'app La Nuova TV se possedete televisori di ultima generazione. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ancora una buona domenica.